Circa nel 20% dei casi di infertilità maschile, si osserva una completa assenza di spermatozoi nel liquido seminale. Sono i casi che noi chiamiamo di azoospermia, cioè completa assenza di spermatozoi, appunto nel liquido seminale, e questi casi possono riconoscere due cause principali. La prima è la mancata produzione o l'insufficiente produzione di spermatozoi dal testicolo, che noi chiameremo azoospermia non ostruttiva o secretoria, e l'altra invece è la presenza di un'ostruzione delle vie seminali che ostruisce completamente il passaggio degli spermatozoi, che tra l'altro vengono prodotti in modo normale dai testicoli, però non riescono a raggiungere l'esterno proprio per la presenza di questo blocco. Parlando delle azoospermie ostruttive, diremo che più o meno queste costituiscono il 20-30% di tutte le azoospermie, quindi sono, se vogliamo, la minoranza, e sono causate principalmente da ostruzioni a livello di due organi. Il primo, diciamo, il più colpito dall'ostruzione è l'epididimo, che è un tubulo molto delicato, molto sottile, all'interno del quale passano gli spermatozoi e che può essere interrotto o per fatti infiammatori o infettivi, malattie venere come la clamidia, per esempio, possono provocare l'interruzione, l'ostruzione a livello dell'epididimo, oppure talvolta sono causate queste ostruzioni da malformazioni congenite, cioè o la presenza di un criptorchidismo o di un'altra anomalia potrebbe fare sì che il tubulo sia bloccato a livello o del corpo o della coda di esso.